Ciao a tutti ragazzi e bentornati su BTC, questa volta con una puntata leggermente diversa per spezzare questo dominio di Clair of Fear che ormai c'è sul canale perché lo voglio finire, non ce la faccio più e spero di finirlo giusto in un'altra puntata. Come potete vedere, registro Minecraft perché volevo fare con voi un piccolo esperimento, ecco. BTC World, metà di gioco, sopravvivenza, no, estrema. Sì, estrema. Altre opzioni. Ok, mondo normale. Niente di questo. Ok. Come stavo dicendo, allora voglio giocare questo Minecraft in modalità estrema con voi. E ogni puntata, mi raccomando, nei commenti, voglio che voi mi facciate sapere cosa volete che io faccia nel prossimo episodio, in modo che ci sia un'interazione tra me e voi. Quindi, ragazzi, cominciamo subito. Creiamo un nuovo mondo e vediamo cosa ci aspetta. Sì, siamo stati spawnati su una montagna e quindi cominciamo a scendere facendo attenzione a non crepare miseramente. Allora, utilizzo solo una mod, la Voxel Map, e la Resource Pack Sfax 128X. Fatemi sapere se magari vi lagga un pochettino, vi si blocca, io non me ne rendo conto, che magari abbasso qualcosina. E ci abbiamo per bene. Allora, innanzitutto vorrei uscirmi dalla foresta e trovare un posto adatto per farci una piccola casetta. Mettiamo un po' la mappa, vediamo se abbiamo qualcosa di buono nei dintorni. Non abbiamo manco il cazzo, perché qui è tutta foresta. Però casa mia la voglio fare in una pianura. Quindi, continuiamo il nostro viaggio e vediamo cosa troviamo di bello. Lì ci sono delle canne da zucchero che io voglio assolutamente prendere. Ok. Già una volta, proprio quando il canale aprì a novembre del 2013, cominciai a fare l'esperimento di Minecraft. Purtroppo io non ero abbastanza sciolto e gli utenti non erano tanti da poter fare questo esperimento. E quindi, inoltre il mio computer non dava una mano. Quindi, ora, visto che siamo migliorati un pochettino, ho deciso di ricominciare questo esperimento. Continuando di qua, ho visto che andiamo nel bioma della neve. Non mi ispira tanto il bioma della neve per farmi una casa. Però, se è solo quella piccola macchina di neve, uno ci potrebbe anche abitare vicino. Così anche la neve. Non mi sto bloccando in mezzo alle frasche qua. Però mi sa che non è solo questo. Quindi continuiamo in questa direzione e vediamo cosa trovano. Ma spero di non trovarmi un mare aperto, altrimenti casa nostra deve essere fatta in mezzo alla foresta. Io non ci penso minimamente. Oddio, guardate cosa. Dove stavo per morire in modo bruttissimo. Porca miseria, vaffanculo. Meno male che l'ho visto. Lì vedo un piccolo laghetto. Se rimane un laghetto, una casa magari sopra il lago, si potrebbe fare. Sì, è un laghetto. Si potrebbe fare lì una casetta, però troppi alberi nei dintorni. Io ho bisogno di avere una vista libera. Io potrei disboscare in una maniera assurda, però se li taglio tutti, si potrebbe fare, perché qui c'è anche una caverna. Che spunta dall'altra parte? Sì, spunta di qui. E lì c'è una montagna. Allora, facciamo una cosa. Settiamo il punto qui. Di una possibile. Anzi, facciamo una cosa. Ho un'idea. Innanzitutto, cominciamo ad armarci. Allora, facciamoci qualche asse in legno. Non usiamo tutto il legno di quercia che abbiamo. Facciamoci una bella workbench. E cominciamo a lavorare qui dentro. Prima la workbench e ci facciamo qualche stecchino anche. E muo, culo. E cominciamo a farci un piccone ed un'ascia, niente di più. E tanto tra poco cominceremo già a prenderci il pietrisco. E liberiamo questa zona da queste pietre. Allora, ho cominciato già a liberare, ma avendo già del pietrisco, ci costruiamo una bella fornace e un bel piccone ed ascia in pietra. E uno. E due. La fornace la mettiamo qui e ci mettiamo un legno di quercia sotto e 5 pezzi sopra, in modo da farci un po' di carbonella e avere già qualche torcia, visto che non abbiamo il carbone. Continuo a scavare e ci vediamo fra poco. La notte comincia a scendere tra poco e mi sono armato già con una bella spada in pietra.
per prendere un po' di carne nel frattempo che cioppo gli alberi qui attorno. Attacchi di sto ceppo? No. E avevo intenzione anche di ammazzare quasi tutte le mucche, massimo tranne due, se proprio vogliamo farci la nostra casa qui, in modo da avere poi una base per l'allevamento di dopo. La nostra casa naturalmente sarà in legno di betulla, se la facciamo qui, perché siamo sommersi di alberi di betulla. Vedremo come verrà. Allora ragazzi, abbiamo già cioppato un pochettino e avevo intenzione di vedere una cosa con voi. Vedete, lì dopo questa cosa c'è una piccola macchia marrone in mezzo al grigio. Vorrei vedere che cos'è. Vediamo un po'. E deve essere per forza questa piccola montagnetta qui. E lì abbiamo del carbone che io andrei a prendere molto volentieri. Sto anche crepando di fame e la notte sta scendendo. Però per fortuna qualcosa da mangiare ce l'ho. Quindi dovremmo stare a posto. Sul tragitto per tornare a casa farò fuori qualche mucca. E per la notte siamo a posto. Questo rumore non mi è piaciuto per nessun motivo, forse mi annuncia che la notte sta scendendo. Faccio il più velocemente possibile a fottermi sto carbone e andiamo. Mucca, vieni qui che non posso correre. Muori. Posto. Un'altra mucca, vieni. A posto anche tu. Corriamo a barricarci in casa come se non ci fosse un domani. Di qua. Raga, a me non dà segni di lag. Fatemi sapere voi se magari a voi lagga. Ma io non vedo nessun calo di frame. Fatemi sapere. Non vedo un cazzo. Allora facciamo una cosa. Prima che non vedrò niente, mi faccio qualche torcia. Altrimenti non vedo proprio niente. Ecco qui. Perfetto. Una volta barricati e senza letto per far passare la notte, abbiamo una sola cosa da fare. A parte mangiare perché sto crepando di fame. Andiamo a fare qualche altra carbonella che ci può sempre servire. Abbiamo una sola cosa da fare. Minare come dei dannati in cerca di ferro per far passare la notte e uscire poi fuori e continuare la nostra avventura. Quindi, a meno che io non trovi qualcosa di interessante, minerò come un dannato tutta la notte e vi farò sapere cosa. Oh 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 oh, ragazzi, mi sa che abbiamo trovato un dungeon. E ci credo, guardate quanto ho scavato. Mi sa che abbiamo trovato un dungeon. Diamante! Oddio, prima puntata diamante! Abbiamo solo un problema, ragazzi. Abbiamo risolto anche il problema. Cazzo, ragazzi, che culo! Prima puntata abbiamo già il diamante. Stiamo solo attenti a non farci acchiappare. L'oro anche. Madò, ragazzi, che culo! Mamma mia, pigliamo quanto più ferro possibile. Saliamo sopra, mi piglio i picconi in ferro. E già nella prima puntata abbiamo i diamanti. Ed io che mi aspettavo di non trovare un cazzo e stavo per risalire. Mamma mia, che culo! Forza. Però io qui chiuderei un secondo, altrimenti non vorrei trovarmi per strada dei creeper che mi saltano e io muoio proprio al primo colpo. Dopo aver trovato già oro, diamanti, pietra rossa alla prima puntata. Però cazzo, guardate quanto ho scavato. E c'è chi dice che scavare così non va bene. Sti cazzi! Ecco qui, cominciamo a farci il nostro bel piccone in ferro. Ecco qui. Ok, ma mi spawnano 20 creeper e mi uccidono. No. Ok, corriamo a prendere il diamante. Veloci. Sono solo due diamanti. Ma trovare dei diamanti nella prima puntata, beh, non l'ho mai visto. Però io scaverei un altro po' per vedere se magari è un filone distaccato. Vediamo un po'. No? Quanto pare no. Però se abbiamo trovato un po' di diamante, vuol dire che nei dintorni forse ce n'è ancora. Dobbiamo solo stare tanto attenti a se spawnano dei creeper o simili. Intanto qui c'è dell'oro, scusate. Lapislazzo, di altro. Porca puttana, ragazzi, questo. Oddio mio, ragazzi. Ho sentito un brutto rumore. E lì c'è un creeper bruttissimo. Davvero brutto come la morte. Poi di averne uno dietro. Cazzo, mi ha laggato un secondo. Cazzo, ragazzi, dobbiamo fare presto. Io mi sto cagando sotto come se non ci fosse un domani. Fuggi. No. Fuggi.
Ok, qui ci dobbiamo tornare fra un pochettino, magari quando abbiamo un'armatura. Porca puttana, ragazzi, come prima puntata, niente male, davvero niente male. Ora saliamo e se è giorno choppiamo un altro pochettino. Ora, ragazzi, saliamo, cominciamo a vedere un po' la casa, choppiamo un pochettino e vediamo cosa fare nella prossima puntata. E ragazzi, io, chiamatemi come volete, ma io per sicurezza, essendo un'estrema, mi faccio la prima cosa la spada in diamante, perché altrimenti crepiamo e non vorrei crepare. Con la spada in diamante stiamo già più al sicuro, quindi teniamocela cara cara qui e ci mettiamo questa qui. Allora, ragazzi, avendo preso l'oro, io mi farei un secondino, scusate se si faceva così, l'orologio, perché così possiamo sempre sapere se è giorno o è notte o si sta per avvicinare. La reputo una cosa davvero molto utile e con i lingotti di ferro mi farei una bella ascetta. Eccolo qui e torniamo all'attacco a cioppare i tronchi. Penso che una volta tagliati tutti questi alberi non avremo più problemi di legna per la vita. Penso che per tutta la serie potrei anche fermarmi a tagliare legna. Mucca. Ciao, muori. Ok, ragazzi, comincia a farsi davvero buio, quindi io chopperei giusto un altro albero. Rientrerei in casa, farei il punto della situazione e magari vi faccio solo vedere nella prossima giornata, magari vi taglio la parte, un po' le aree circostanti qui attorno in modo da decidere insieme il luogo della nostra casa. E innanzitutto poi devo chiudere qui assolutamente, non voglio problemi. Cioè non faccio nemmeno la porta perché deve essere bloccata, non devo entrare in nessun modo. Ragazzi, mi sa che fuori è quasi giorno, ma piove. Ecco. E faccio una cosa, proprio per rendere un po' più attiva la puntata, esco stesso ora con qualche zombie qui attorno. E vediamo di trovare una bella zona. Anche se non staremo tranquilli. Però. Allora, io direi di andare a controllare lì in alto a sinistra. Ma mi sa che quelle sono. Chiudo intanto la casa. Sono posizioni in alto come quella lì. E non vanno bene per una casa che voglio fare bella grande sulla pianura. Con un allevamento. Eccola, infatti. Però. Ragazzi, scusate, ma io torno dentro perché con la witch proprio non si può stare. Davvero. Con gli zombie, gli scheletri, tutto quello che volete, ok. Ma con la witch no. Cioè, no, davvero. No. Posso combattere contro quello che volete. Anche contro gli Enderman, ma contro le witch no. Cioè, no, davvero no. Aspettiamo che faccia giorno, che smetta di spiovere, faccia qualcosa, ma altrimenti da qui non mi muovo. Raga, fuori sta ancora piovendo, non vuole smettere minimamente. Esco, controllo un pochettino, vediamo un po' se sono andati. Vediamo un po'. Qui nei dintorni non vedo nessuno. Contiamo se ne è andata la witch, che stava qui in acqua prima. E non la vedo, quindi andiamo a controllare un po' nelle zone vicine. Prima che faccia notte, perché sta già per calare il sole. Mannaggia la miseria. Qui è davvero pianeggiante, non è assolutamente un brutto posto, guardate. Lì ci sono i maiali. Maiali, tanti maiali. Siamo in una valle, diciamo, con una montagna vicino. Controlliamo un po' di qua, vediamo un po'. Qui invece è tutta pietra, quindi non direi che ci conviene fare una casa qui. Dietro alla montagna dove stavamo noi c'è invece tanta foresta. Di lì stavamo noi, controlliamo un po' più di qua e vediamo un po'. Facciamoci un giro. Anzi, saliamo sulla montagna, vediamo se possiamo vedere qualcosa di interessante dalla montagna. Per ora penso che il miglior posto per farcela è dove stiamo noi, che abbiamo anche l'acqua. In modo da poterci fare casa sull'acqua. E poterci difendere. Ah, è finito di piovere, meno male. Finalmente una giornata di sole qui. Che anche io. No, 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 vaffanculo, vaffanculo! Io non ti ho visto, non ti ho fatto niente, non ti ho visto, non ti ho guardato. Io non ti guardo, quindi non puoi farmi niente. Non ho fatto niente, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via. Io non ho fatto niente. Io non ho fatto niente. Ragazzi, anche di qua, questo qua è il continuo della valle di prima. Quindi nemmeno qui
mi ispira tanto casa, sinceramente, perché ci sono pochi alberi di un altro colore. Di qui abbiamo del carbone che io sinceramente prenderei, che non fa mai male. Sappiamo tutti che diciamo, guarda quanto carbone ho trovato, starò bene a vita. Poi vai a vedere, non ti trovi più il carbone perché hai fatto le torce. Ok, di qui altro tanto carbone e altri maiali nella valle. Ok ragazzi, qui sopra termino la nostra prima puntata. Spero voi... Mangio, non vi preoccupate, mangio. Spero voi vogliate altre puntate. Fatemelo sapere nei commenti se vi piace la serie. Il sole sta tramontando, quindi devo tornare in fretta a casa. Fatemi sapere specialmente e soprattutto nei commenti se volete qualcosa in particolare nella prossima puntata. Io mi piglio quel carbone là e torno a casa. Con questo ragazzi, la puntata termina qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!